Buongiorno a tutte. Oggi proveremo a fare questo intreccio che serve per fare la collana, i bottoni, oppure delle testine o dei nodi da mettere sulle nostre nappe. Allora, spiegazione iniziale, questo nodo è formato da quattro direzioni, 1, 2, 3 e 4 per 5 volte. Questo è uno degli unici nodi che io ho nel mio ultimo libro che viene fatto direttamente sulla forma. La difficoltà sta proprio qui, nel doverlo impostare non su un bastoncino per poi tirare il filo, ma di farlo esattamente sulla forma. Quindi io ho forme più piccole per fare il nodo più piccolo e forme più grandi per fare il nodo più grande, ok? Adesso proveremo a farlo con il nostro cotone pressato cellulosa, ok? Voi sapete, questi sono bucati solo da una parte, io l'ho bucato anche dall'altra parte. Adesso prendiamo il filo, voglio fare arancio. Un'infilata abbastanza lunga, circa un metro e qualcosa, che poi non basterà per ricoprirla tutta, però comunque per impostarlo e fare un paio di giri funziona. Allora, questo nodo non è difficile da fare, il problema è che è difficile da tenere in mano in modo agevole. Allora, inserisco il filo, metto il punteruolo. Tiro il filo in modo che rimanga appena appena una puntina, che poi tanto andrà sfilata questa parte. Ok, cominciamo a impostare. Allora io cerco di andare piano. Guardate bene come il problema è soltanto quello di poterlo tenere. Allora, primo passaggio, passo a sinistra del punteruolo e esattamente sotto. Vedete? Poi con l'ago prendo il filo in questo modo. E ho quindi due fili che io devo tenere perché altrimenti, vedete, questo scappa via. Quindi il problema è quello di poterli tenere fermi finché non ho fatto tutto l'intreccio. Faccio passare il filo dietro, lo faccio ripassare sotto. E riprendo sempre il primo filo. Quindi adesso qui davanti ho tre fili. Bene, faccio passare sempre il filo dietro e giro il lavoro. Io ho tre fili davanti e tre fili dietro, vedete? Questo è quello che viene. Prendo il primo filo a sinistra del rovescio di dietro, diciamo, no? Questo è il davanti, questo è il dietro. Io prendo il primo filo a sinistra, lo prendo sotto, non sopra come ho fatto prima, ma lo prendo sotto. E quindi blocco questo filo così. Mi raccomando, i fili devono stare sempre nella loro posizione originaria. Ok, quindi sono passata dietro, adesso ritorno sopra e prendo questo filo qui, sempre il primo. Quindi è la quarta volta che prendo il primo filo. Questo filo che viene dal basso lo devo tenere abbastanza alto qui, perché questo adesso, siccome io scenderò in basso, questo filo vedete che tenderà ad andare in basso, io devo fare in modo di non tirarlo ma di farlo stare in alto. Ora seguo un attimino l'intreccio, vengo da sotto, passo sopra il secondo e prendo il terzo. Sempre. Ok? Adesso vengo da sotto, passo sopra questo,
sotto a quest'altro, sto risalendo verso l'alto, sotto a quest'altro, sopra al successivo e poi riprendo questo che è sempre il primo filo e che è quello che io avevo quando ero scesa in basso, avevo lasciato un po' lento sopra. Ok, abbiamo quasi finito. Allora, vengo da sotto, passo sopra a questo e sotto a quest'altro. Diciamo che io ho finito l'intreccio. Devo soltanto aggiustare un attimino i fili per averli tutti, ecco, diciamo alla stessa distanza. Vedete, io adesso lo giro tra le mani, non ne sto facendo altro che cercare di... Allora, sopra, ecco, devo fare in modo che i fili siano ben le famose 5 volte, 1, 2, 3, 4, 5, e sotto lo stesso, io ho 5 volte. L'intreccio è finito. Adesso facciamo un altro passaggio in modo da, diciamo, fermare un po' il lavoro. Allora, il filo che del lavoro voi vedete che sta proprio a fianco a quello che viene dalla pallina. Quindi io adesso devo seguire questo filo, quello che sta all'interno della sfera, che esce proprio sotto dal punteruolo. Quindi io con il mio filo seguo questo intreccio qui, quindi passo sopra questo, sotto a quest'altro, facendo in modo però che questi passaggi, questo filo che tende un po' a scappare via adesso i primi due passaggi, deve essere proprio allineato, quindi vedete qui è libero, ma io lo devo tenere allineato a questo, in modo che poi quando ho fatto il secondo giro lo vedete che si blocca un po' tutto, ecco, quindi passo sopra questo e sotto a quest'altro. Capite bene che qui l'intreccio deve essere molto chiaro, eh? Cioè voi dovete saper seguire l'intreccio, avete fatto gli altri nodi. Se non avete dimestichezza del nodo base, questo non riuscirete mai a farlo. Seguo sempre il filo che ho a sinistra, io mi tengo alla destra del filo, ma seguo sempre il filo che ho a sinistra. Vedete, passo sopra questo, sotto, in questo caso ho due fili, quindi passo sotto a due fili, vado avanti, sopra uno, sotto all'altro. Poi, ecco. Seguo sempre il filo di sinistra. Adesso li aggiusteremo perché qui passo sempre il filo di sinistra. Poi filo. Ok, ci siamo quasi. Dovete evitare che i fili si dividano, devono stare sempre accoppiati in questo caso. Poi naturalmente quando saranno triplicati devono stare sempre affiancati. Man mano che andate avanti, questo lavoro è più agevole perché i fili non si muovono più. Invece all'inizio purtroppo i fili si muovono. Adesso finito il primo giro, li aggiustiamo. Ecco, abbiamo finito il primo giro. Cioè, vedete, sono ritornata a fianco al filo che viene dalla pallina e questo è il secondo che io gli ho messo. Quindi adesso un attimino ce lo aggiustiamo. Quindi teniamo i fili bene e avviciniamo. Ok, questo stanno un po' vicini. Ecco,
Continuiamo. Quindi sono arrivata qui, tengo sempre i due fili a sinistra e vado avanti. Io l'ho fatto un po' morbido, perché quando si passa sopra la pallina, poi se il filo viene fatto più tirato, voi avete visto, l'intreccio si sposta. E quindi io poi dopo non riesco più a metterli nella posizione giusta. Quindi devo... Però man mano che aggiungo il filo, questi si compattano sempre di più. Naturalmente quando il filo finisce, voi dovete lasciare una codina all'esterno, prendere un'altra guaiata e continuare come lasciando sempre le due codine libere finché non avete ricoperto tutta la pallina. Poi dopo naturalmente quei fili possono essere tagliati perché tutto l'intreccio si compatta, si stringe tutto e quindi... Ecco, adesso sono tutti e tre. Allora facciamo un attimo così per aggiustarli. Ecco qui. Quindi adesso diciamo che il nostro lavoro è abbastanza... Si sono messi nella giusta posizione e nella giusta distanza gli intrecci, va bene? Quindi andando avanti, piano piano, si dovrà ricoprire tutta la sfera. Potete anche cambiare colore, cioè nel senso fare una parte con un colore e poi un'altra parte con l'altra. Naturalmente in questo caso io tengo sempre l'intreccio a sinistra, però potete anche mettere tre fili di un colore e poi quando siete ritornati qui, anziché partire da qui, passate sotto a questi fili, tre fili, quindi passate da quest'altra parte e mettete l'altro colore da quest'altra parte, in modo da avere un doppio colore. Vabbè, questo comunque è una divagazione perché io adesso non faccio altro che riempire, vedete, fino a che la parte del foro da una parte rimane sempre un po' più chiusa, che sarebbe la parte di sopra, dalla parte di sotto rimane sempre un po' più aperto, però potete sempre ovviare a questo discorso quando ripassate, anziché tenervi sempre i fili a sinistra, potete anche passando sotto entrare qui sotto e riempire dalla parte interna. In questo modo vi si chiude bene tutto. Vedete, questo è un bottoncino fatto sempre allo stesso modo. Vedete, questo sotto è sempre un pochino più aperto, sotto più chiuso, ma poi dopo quando io ci faccio la travetta li unisco così col filo direttamente e sopra ci faccio 3 o 4 nodini. Va bene? Questa è la collana e c'ha sempre lo stesso discorso, vedete? Sono 4 direzioni per 5 volte. Spero di essere stata chiara e alla prossima.